Dashën njevës kishtë zemër për dashmin, fitim tare që në vetën jo të fshan, e pëndume më shirë të fatit kemera. Allora, una cosa bella che si nota subito quando uno arriva in Albania è l'accoglienza, cioè quando vai nelle case, la gente magari anche se sta lavorando si ferma lì tutta e sta con te, cosa che negli altri paesi non è che c'è tanto, e soprattutto nel nord, dove ancora, perché diciamo al sud tante cose della cultura iniziano un po' a cambiarsi. Invece nel nord questa cosa è proprio, si vede subito. La donna purtroppo ancora continua la maggior parte ad essere sottomessa all'uomo. Anche, spesso anche alla società, no? Questa soprattutto al nord, perché comunque al sud la donna continua a fare il suo percorso, il suo cammino e sta cambiando le cose. Purtroppo qua al nord la donna ancora deve camminare perché comunque non è vista ancora nell'altezza dell'uomo. Le donne vengono trattate non tanto per come sono, però come tipo oggetto oppure come un altro, che comunque è l'uomo quello che decide, quello che è il capo di casa, la donna è quella che deve ascoltare, deve crescere i bambini e cucinare. Per tanti purtroppo è visto così. Beh, io per il momento è da un po' che sto cercando un lavoro e anche se ho studiato per tanti anni ma non ho trovato niente. Mi sono ritornata da Londra con la speranza di trovare un lavoro che mi dà soddisfazione, ma non ho trovato niente in questi mesi. Io posso dire che Shkodra è bellissimo, è bella da visitare, è interessante perché è una città da più di 2000 anni. Ma per la gente che vive qui, specialmente per i giovani, io penso che non ha niente. L'Albania continua a essere un paese che la vendetta esiste molto forte. Esisteva da tanti anni, forse 2000 anni fa, come nella tutta la zona di Mediterraneo. Esisteva perfino nel periodo dei turchi, quando è stata occupata dai turchi, anche quando è stata occupata dai inglesi e austriaci, anche durante il comunismo. Cosa è questo codice? Durante il periodo dei turchi, tutta l'Albania è stata occupata. Solo le montagne, forse perché dal comando dei turchi non è stato interessante di occupare e controllare anche montagne, villaggi lontani, così dispersi. E per questo lì funzionava questo codice di Dugagini. Si parla nel Medioevo, 1450-1500, è stato codificato dal principe Dugagini III, e poi ha funzionato persino ai nostri giorni. Cos'è questo canù? Il canù è una costituzione, possiamo dire, un codice che regola tutti i momenti della nostra vita, della vita dei montanari. Per cominciare dalla chiesa e poi anche il matrimonio, la vendetta, per debiti, tutto, per la lingua, per la religione, come ho detto prima. E cominciava proprio con la Chiesa. Da questo possiamo capire e possiamo anche valutare il canon come un protettore dei nostri, diciamo, anche tradizioni, lingua, religione, costumi, eccetera. Possiamo dire che dopo anni 90 la vendetta è stata moltiplicata in modo incontrollabile e ha causato tante vittime, tanti danni, tanti bambini isolati, tante donne
che hanno sofferto della causa della vendetta. Il Canon non possiamo dire che ha fatto, diciamo, che è stato rispettato. Il Canon, per esempio, diceva che non si può ammazzare una donna, un bambino che non aveva ancora compiuto 14 anni, una età che il bambino maschio poteva avere un'arma, mantenere un'arma. Adesso io ho un caso molto brutto, molto famoso, possiamo dire, in senso negativo, che hanno ammazzato un bambino di 11 anni qua, villaggio di Scutari, a Barbados. Solo è stato chiuso e poi è uscito a vedere la scuola, la classe dove imparava prima, e un altro bambino, 18 anni, perché è bambino di questo, è andato e ammazzato questo ragazzo, che nessun canone, nessuna legge, nessuna tradizione, persino più tribali non gli accettano questa ammazza un bambino. Comunque, perché vuol dire che non serve anche per riconciliare, che per me non va mica bene. Per me va bene, dobbiamo rispettare la legge e il codice penale della Repubblica Albanese. Le persone possono uccidere le altre persone perché hanno l'idea che stavano in carcere, possono pagare dei soldi e andare via. È successo tante volte.